se va. Pronto, pronto. Prova, prova, mi sentite? Mi sentite? Ma sei troppo tecnologica. Hai visto? Beh, è stata una bella idea. Cari, se ci sentite, batteteci un colpo. E... è stata una bella pensata, sì. Siamo tra i primi. Siamo tra i primissimi, praticamente. Bene. Vabbè. Molto bene. Giustamente Alberto dice che fame, che fatica anche. È giusto? Ma puoi sederti? Ma no, ma sto in piedi così. Mi... faccio un po' più alla Steve Jobs, diciamo. Mi manca soltanto il colletto alto e l'occhialetto, poi ci siamo quasi. Bene, da casa ci sentono? Voi ci sentite? Certo. Fantastico. Bene. Non sentiamo quelli da casa. Beh, quelli da casa ci scriveranno man mano e sarà come averli qua con noi. Allora, appunto, io pensavo di impostare la prima lezione di oggi su un primo riassuntone di tutti gli argomenti che tratteremo e, essendo qua tra di noi, la cosa tra di noi e tra di voi ovviamente, la cosa buona sarebbe anche capire come impostare tutto il lavoro dell'anno. Cosa vuol dire? Ho inserito, vabbè, in questa dispensa una serie di cose da compilare, alcune le facciamo adesso, altre le fate tranquillamente a casa, in scioltezza, con tutto il tempo che avremo da qua a gennaio praticamente, per capire un po' come impostarci il lavoro, nel senso che io posso anche parlare a ruota di una serie di argomenti, ma sarebbe bello capire anche in cosa ci può essere un interesse da parte vostra. Quindi cosa vi aspettate da questo corso? Domanda numero uno. Cosa? No, alla fine. Io in realtà, se vedi, l'ho messo proprio all'inizio. I tuoi obiettivi per questo workshop e le tue aspettative. Cosa che non dovete chiaramente compilare adesso in questo momento, ma... tutto ciò che vi può venire in mente da qua a gennaio potrebbe essere cosa buona, perché almeno ci impostiamo proprio il lavoro un po' anche su quello. Quindi in breve, per voi e per chi ci segue da casa, si tratta di una serie di argomenti, questo sul time management e essenzialmente sulla stage fright, altrimenti conosciuta come lo spauracchio da palcoscenico, che ho affrontato, che voglio dire, ci caschiamo tutti. Sì, ci caschiamo. No, Alberto non ci casca, come sta storia. E ci caschiamo dentro tutti, sono i due macro argomenti che ho toccato per la mia tesi di master a Bruxelles. Perché? Perché a un certo punto mi sono trovata in una fase di studio e anche professionale in cui non riuscivo più a far quadrare. Il tempo non bastava mai. E questo tempo che non basta mai mi portava poi ad arrivare spesso sul palco che ho fatto tutto quello che avrei potuto fare, ho potuto completare tutti gli obiettivi, che è bella domanda. Quindi ecco, i nostri obiettivi per questo workshop, se avete in mente qualcosa che può aiutarci un po' a definire poi il lavoro da impostare, lo dico anche da voi a casa chiaramente, per chi non avesse la dispensa ci scrivete alla mail della scuola, vi forniamo la dispensa che usiamo anche oggi, per intenderci. Quindi, diciamo, gli obiettivi per quello che può essere da parte mia è unire essenzialmente efficacia ed efficienza, che detto così vuol dire tutto, vuol dire niente in un certo senso. Un macro argomento che trattiamo sarà quella della produttività personale. Okay? Molti titoli sono in inglese perché li ho estrapolate dalla mia tesi, che poi posso anche girare di volendo, tutto un malloppo in inglese però. E cos'è la produttività personale? Si può, diciamo, immaginare di dover riempire questo grande spazio bianco con tutte le attività che noi ci siamo dati come obiettivo mensile, annuale, settimanale, quello è un po' personale. Io pensato soprattutto per il target nostro, quindi di adulti già lavoratori, già diciamo professionalmente avviati anche alla musica, ma sì, dai, non fai così, già avviati, l'idea sarebbe quella di riuscire a inglobare quindi l'aspetto concertistico, l'aspetto didattico e l'aspetto di vita personale, perché spesso e volentieri caro mio, dovrebbe esistere. E io ho scoperto, cioè io che mi privavo di questo fatto,
E poi tutto quanto andava male, anche l'aspetto didattico, concertistico e tutto quello che è. Quindi anche la grande sfera del relax. Ah, ma quindi esiste. Per esempio, un obiettivo mio è riuscire a fare una per fare sport. Per esempio, per esempio. Quello basta svegliarsi un'ora prima. L'anno scorso ho detto che ho fatto un corso di moto. Ok. E devo svegliare troppo presto e poi... Beh, le piscine già alle 7 del mattino sono aperte. Noi andiamo in palestra alle 7 del mattino. Bello, cappio. Beh, un'ora vedremo che è fattibilissima da trovare. Ce la possiamo fare sicuramente. E sarebbe bello quindi anche riempire un po' lo spazio, quello della seconda pagina, per intenderci, man mano che ci vengono in mente tutte le attività che svolgiamo, diciamo, nella nostra vita e che vorremmo anche svolgere. Quindi giustamente Marco dice: io vorrei trovare un'ora a settimana. Cos'è un'ora a settimana? Niente. Ma tu vuoi anche trovare un'ora al giorno, esatto, volendo. Perché no? Ettore ci scrive: grande fede, un abbraccio. Ciao Ettore, ti abbracciamo anche noi. Quella è fondamentale, per esempio, per i musicisti. Per i musicisti, per esempio, parlando tra di noi, perché a noi è indirizzato, quanto è importante prendersi del tempo per leggere cosa? Noi dovremmo avere del tempo ogni giorno per leggere il proprio genere letterario preferito, per esempio, la trattatistica del nostro strumento, per esempio, eventuali altri approfondimenti che vogliamo fare per dei progetti musicali, discografici, quello che sia. Come facciamo a trovare questo tempo? Tutte queste cose le scriviamo in questo spazio, man mano che vi vengono in mente, quindi non necessariamente oggi, però con la lezione di oggi ci serve un po' per capire in che direzione vogliamo andare, essenzialmente, no? Ecco, leggere, per esempio, va fatto. Io se non leggo un po' ogni giorno divento proprio cattiva, cioè ringhio più del solito. E queste sfere, diciamo, di produttività personale faranno sì, diciamo, che ci possano indirizzare sui 6, diciamo, macro argomenti della produttività personale, ovvero i macro argomenti sono il sapersi dare degli obiettivi, per esempio di vita personale, musicale, concertistica o didattica che sia, saper prioritarizzare questi obiettivi, quindi saper dare una scala di importanza a tutti questi obiettivi e capire anche come incanalarli in maniera produttiva nella nostra vita, saper proteggere questi obiettivi, terza grande cosa, perché spesso noi ci diamo degli obiettivi che poi noi stessi non siamo in grado di proteggere. E infatti questo è associato, se vogliamo dare, diciamo, un'immagine teatrale a questi macro argomenti, al bodyguard. Quante volte ci è successo che abbiamo avuto per un sacco di tempo in mente un progetto, non so, di un monografico concertistico. Ah, l'abbiamo sognato tantissimo e poi bam, ti trovi qualcuno che lo fa. Ti vedi qualcuno che fa proprio quella cosa che avevi in mente te. A me è successo un paio di volte. Mi è successo, vedo anche Alberto molto, a me è successo un paio di volte, mi sono trovata lì così, no, a braccia aperte, e dire: ma perché non l'ho fatto io? Perché in fin dei conti, voglio dire, per progettare, per prioritarizzare, raggiungere un obiettivo, per esempio, di programmazione di un recital, per esempio, di un monografico, di qualcosa da lanciare nel mercato concertistico di nuovo, di innovativo, ci vanno una serie di ricerche, di approfondimenti che se tu non lo fai, lo fa qualcun altro al posto tuo, essenzialmente. Quindi anche di questo cercheremo un po' di parlare, quindi dell'importanza, ma poi mi dite anche voi, e anche voi a casa soprattutto, quanto secondo voi sia importante creare un prodotto da lanciare nel mercato concertistico, discografico, che sia un po' più innovativo rispetto agli altri, che richiede lavoro. Richiede grande lavoro, non solo... strumentale, io faccio così però potrei anche fare così, brutto, però per fare la chitarra ho fatto questo malissimo, bannatemi. Però sì, ecco, questo richiede parecchio tempo, il bodyguard, quindi saper proteggere un proprio progetto, saperlo pianificare, quindi saper mettere in pratica tutto quello che ci può servire per raggiungere quell'obiettivo. Una volta che è stato programmato, prioritarizzato, protetto questo obiettivo, il nostro piccolo cucciolo
appena nato è il focus. Come facciamo a capire, a riuscire, come facciamo a mandare avanti il focus che vada dritto da A a B, con le interferenze del caso che ovviamente ci sono in tutto quello che si fa, e fare in modo che la stessa convinzione che abbiamo noi su questo progetto possa essere poi convincente, possa rispecchiare l'interesse anche in chi ci segue. Questo noi lo vediamo tantissimo anche a livello didattico, vale a dire quanto l'immaginario, l'aspirazione che noi ci facciamo su un allievo X sia poi veramente raggiungibile con le sue capacità, per esempio. Quindi magari noi abbiamo in mente un programma da far seguire ad un nostro allievo e poi magari ci scontriamo col fatto che va aggiustato, va rimesso un po' in tiro. Questa cosa del focus è abbastanza importante. E infine il personal assistant, pianificare. E quello è un argomento che viene vissuto in maniera molto soggettiva da tutti, perché poi ognuno ha la sua modalità, diciamo, di organizzare il proprio focus, i propri obiettivi. Questi saranno un po' i macro argomenti della produttività personale, che organizzeremo a partire da gennaio in base alle vostre esigenze, vostre e vostre, chiaramente. Avete dei dubbi a riguardo? O qualcosa che volete condividere? Sono già tante cose, quindi oggi è un po' una carrellata di lanci di idee. È un no. Bene, cari, tutti questi macro argomenti, quindi diciamo l'aspetto manageriale del raggiungere i propri obiettivi, del prioritarizzare i propri obiettivi, l'aspetto anche un po' superstar, prima donna, del porsi un obiettivo, l'aspetto del bodyguard di proteggerli, quello del personal trainer di sapersi focalizzare, appunto personal trainer come quando si va in palestra banalmente, l'event planner, il personal assistant, abbiamo un simpatico questionario. Ci serve per capire il nostro gruppo di lavoro come è indirizzato, perché ma no dai, diciamo così, no, per me è molto importante questa prima lezione, perché mi serve per capire se ci sono alcuni aspetti di questi su cui siamo, e lo dico anche a voi, perfettamente ferrati. Diciamo, teniamo presente che sono argomenti che da trattare comunque in 5 incontri non è tantissimo. Cioè l'anno scorso, dopo il corso che ho tenuto qua, il workshop singolo, è venuto proprio un ragazzo, si è iscritto, per cui veniva senza chitarra, solo seduti alla scrivania a pianificare la vita praticamente. Quindi non so se vogliamo fare una cosa così nel dettaglio o se vogliamo scegliere. Questo lo possiamo anche fare adesso, volendo, anche voi a casa, amici spettatori. Non so, mi sentivo molto nelle televendite. L'aspetto manageriale, vabbè, che in tutto questo, cioè, ci vedono un po' dappertutto, eh? Ciao cari amici follower. L'aspetto manageriale, quindi prendere per se stesso, accettare per se stesso soltanto le migliori occasioni, possiamo interpretarlo così? Chi lo sa? Una scala da 1 a 4. Ti ho perso. Siamo a pagina 3. La 1, la 2 o la 3? Ho dato una scala da 1 a 4 perché non abbiamo mezze misure. Se diamo una scala da 1 a 5 e uno vuole fare la Svizzera neutrale, mette il 3. Invece qua bisogna un po' sbilanciarsi, ok? Per l'aspetto manageriale, sempre in scala da 1 a 4, cosa rispondiamo alla domanda? So che non c'è mai abbastanza tempo in una giornata per svolgere tutto ciò che voglio, ma mi va bene così. Dovete rispondere voi, io ve le sto leggendo anche per chi non ha a casa. Ma sì, vai così. Metti una X, poi a casa ci ripensi e su in segreteria lasci la tua dispensa con nome, cognome, classe, data. Come a scuola. Posso che non va bene così. Quindi uno? Ci va bene questa cosa? Sai, sono delle domande interessanti, cioè che ci pongono anche dei quesiti su come iniziare a lavorare. Ci va bene che non ci sia mai abbastanza tempo? Non so. Ma tutto questo questionario l'hai fatto tu? In parte, sì. Questo è preso anche soprattutto da un incontro molto interessante che abbiamo fatto
Conservatorio di Bruxelles con Véronique Smirnoff Monaco, sì, spero di averla pronunciata giusta, Véronique, perdonami, che è venuta proprio in conservatorio a farci un corso sul time management, che è stato molto interessante, ha dato degli spunti molto, molto validi. E è cascato a fagiolo, perché in quell'anno io stavo scrivendo la tesi su questo argomento e in quell'anno abbiamo la nostra docente di chitarra, ha invitato appunto Veronica, è stato molto interessante. Sempre aspetto manageriale, rivedo regolarmente i miei obiettivi per mantenere me stesso concentrato sulle giuste priorità. Che persone responsabili che siamo, punto di domanda. Il tentativo c'è. Ok. Posso brevemente quantificare il valore di ogni possibile attività in relazione al mio grande obiettivo finale? Che tradotto, parleremo molto approfonditamente degli obiettivi, cioè dei micro obiettivi e dei grandi obiettivi. Pensiamola a livello scolastico, essendo noi qua. A livello didattico possiamo avere l'allievo che ci arriva a 14 anni che dice io so che voglio fare il musicista della vita, quindi il tuo compito, Federica, Marta, Alberto, docenti che siamo, il tuo compito è quello di formarmi perché il mio grande obiettivo è questo. Così come abbiamo una ragazzina di 14 anni dice io non lo so, io intanto lo faccio, aiutami a capire se io voglio fare veramente il musicista e se posso fare veramente il musicista, per esempio a livello didattico. È molto interessante anche a livello didattico nostro per capire anche un po' come impostare il lavoro, secondo me, con i nostri allievi. Stessa cosa con noi, qual è il nostro grande obiettivo? Vuoi arrivare a suonare alla Carnegie Hall? Vuoi arrivare a incidere un disco con Decca? Vuoi fare un... Vuoi... in Italia. Per esempio, vuoi arrivare a fare, vi do il macro obiettivo di fare 60 concerti all'anno. Come faccio a organizzare tutti? Con che programmi? Con che formazioni? Musica da camera, solista... Ah, ma stai sparando troppo in alto. No, perché invece? No, invece è giusto. Tenete conto, il musicista, lo vediamo per esempio noi simpatici chitarristi, di solismo non si può mica campare basta, ma neanche solo di musica da camera. Vogliamo suonare, che ne so, il concerto di Tchaikovsky, sparo a caso. Riesco a trovare un'orchestra che mi possa sponsorizzare questa cosa? Posso fornire all'orchestra degli sponsor miei che possano aiutarla a mettere in piedi questa cosa? E questo è applicabile su tutto. Macro obiettivi, l'obiettivo della vita. Non so, io voglio in 10 anni di attività concertistica suonare queste fette di repertorio, incidere 3 dischi, fare una edizione dal manoscritto tal dei tali, diteggiata... qualsiasi, e abbiamo anche i micro obiettivi possono essere banalmente io so che entro questo mese tra il 27 di novembre e il 27 di dicembre voglio arrivare a suonare questo, ci dicono streaming bloccato, siamo sicuri? Matteo, fattici un colpo se è ancora bloccato. Beh, lo scopriremo molto presto. Quindi ecco, in questo senso micro obiettivi possono essere anche obiettivi più ridotti, ci sono anche medi obiettivi, cosa voglio raggiungere in un anno a livello personale, a livello didattico, a livello concertistico, a livello anche di vita, non è poco. Uno dice io in un anno voglio trovarmi casa. E che cosa comporta? Devo mettere da parte i soldi, devo trovare la casa, devo fare questo. Oppure, non so, voglio farmi un viaggio. Noi quando è che viaggiamo alla fine? Quando suoniamo? Ma è giusta questa cosa? Ci va bene questa cosa? Sì o no? Io per prima mi rendo conto che se devo organizzarmi dei concerti, cerco di organizzarli in dei posti dove non sono mai stata. Quindi, non so, avevo voglia di vedermi Berlino, allora ho cercato di concentrare una serie di attività a Berlino in primavera, per cui ho fatto una settimana a Berlino. Volevo andare negli Stati Uniti, volevo andare in California, mi sono cercata l'evento in California. Perché se invece io devo stare a aspettare di dire, ah, voglio vedere il Giappone, mi organizzo un concerto in Giappone, perché no? Possiamo anche fare questo. Non so come funzioni.
E noi chitarristi partiamo già un po' svantaggiati, perché è comunque a livello di fruibilità uno strumento che a livello statistico riempie meno la sala rispetto per esempio a un pianoforte. C'è anche da dire che voi siete molti molti di più e siamo legati allo strumento, e siete legati allo strumento, che ci deve essere, buono, e costa poco. Quella è un'altra cosa importante. Bene, chissà se lo streaming è ripartito. Fantastico. Voi, se avete dubbi o cose, se si blocca qualcosa, contattateci. Quindi questo essenzialmente. Sempre per l'aspetto manageriale, posso brevemente quantificare il valore, che non è la stessa cosa del rivedere regolamento degli obiettivi, ma posso quantificare il valore di ogni possibile attività in relazione al mio grande obiettivo finale? Ovvero, hanno i miei obiettivi un valore oggettivo o hanno un valore soggettivo? Il concerto, no, la registrazione d'ECA è una cosa che effettivamente, yes, la registrazione d'ECA è una cosa, è un investimento, è un impegno, è anche una visibilità, secondo me, perché c'è anche da vedere quell'aspetto, che voglio raggiungere perché parte da un mio desiderio o perché sono stato contattato, dato dal fatto che la gente smania da avere il mio disco d'ECA nella loro libreria. No, io parlo su io, ma io ho un disco d'ECA. Non succederà, quindi va bene. Ma mi va bene anche così, perché poi vedremo anche l'accettare le proprie possibilità. Questa è una cosa grande. Quindi il nostro obiettivo finale o settimanale è qualcosa che ha importanza, quindi micro e macro obiettivo, è qualcosa che ha importanza per me e basta, o è qualcosa che ha importanza in relazione a cosa io voglio fare di concreto? Ma male che abbia importanza per me, ma... No, assolutamente. No. No. Esatto, sì. Guarda, mi fai venire in mente, avevo visto qualche mese fa un'intervista da Ashkenazi, che ha fatto un'intervista carinissima, dove dava dei consigli ai giovani. E lui diceva, se voi pensate di fare questo lavoro per guadagnare o perché qualcun altro ve lo chieda, voi state proprio sbagliando forte e chiaro. Forte e chiaro. Quindi, per assurdo, penso che nel nostro stato, diciamo, iniziale, no, di anche un po' di avviamento, eccezione per Marta, che ci siamo, cioè, è necessario che la spinta parta da noi. Per cui io voglio fare un disco perché io voglio farlo, anche perché qualcuno me lo chiede, che è una cosa molto bella. Voglio suonare questo brano perché io voglio farlo. Che è diverso, poi vedremo, da quando ricevi delle richieste di programma. Quante volte ci succede che, non so se vi è sicuramente successo, è l'Associazione Tal dei Tali, la Fondazione Tal dei Tali, che ti dice, sì, guarda, questa è la data, questo è il cachet, questo è il programma, e lì non è simpatico. E bisogna riuscire a renderlo simpatico, punto di domanda? Sì. No, bisogna dire di no. sono scelte che rientrano anche in questo. Sono scelte. Io posso quantificare il valore di scelta personale artistica, è una cosa. Però se ti mettono in mano per un'ora di musica, l'obiettivo della vita. Adesso non è per fare le prostitute musicali, però in quel caso magari un po' ci pensi. Non lo so, sono scelte anche quelle. O magari non lo fai nonostante questo. A me è successo, mi hanno proposto un cachet, mi hanno detto che dovevo suonare certe cose, ho detto no. No, non sarei in grado io di farlo, perché la mia specializzazione è pressoché all'800 romantico. Se tu mi metti in mano un'ora di repertorio contemporaneissimo, io ammetto il mio limite, dico, l'ho studiato, l'ho approfondito, l'ho fatto, ho seguito le masterclass del caso, ma mi tiro indietro, non è il mio. Per cui puoi pagarmi quanto vuoi, puoi darmi la visibilità che vuoi, però non è il mio. Quindi qua sì che quantifichi il valore dell'obiettivo finale o parziale che sia. E infine, regolarmente elimino tutto ciò che non ha grande importanza dalla mia to-do list giornaliera. Succede per me.
Ecco, anche di questo parleremo a lungo. Ok. La to-do list giornaliera è veramente tanto tanto importante, e bisogna anche saper eliminare, posticipare, anticipare qualcosa. Non posticipare sempre, però. No, perché lì poi diventa anche un po' procrastinazione, per cui finisce molto male. Non avete dato un punteggio, immagino. No. Vi state prendendo del tempo. No, io sì. Grande Alberto, e siamo a? Punteggio totale? Sì. Aspetta, no, la somma non l'ho fatta. Vabbè, dai, sono numeri... Sì, intanto bevo, scusate. Sente, se non sbaglio. Punteggio totale 7, e... va bene. Bene. Possiamo andare peggio, dai. Va bene. Anche per colonna, per intenderci, in cosa hai dato un punteggio massimo, per esempio? Se l'hai dato, ammesso che? No, massimo nessuno. Ah, ok. Quindi c'è da lavorare un po' di più sull'aspetto manageriale. Non so, il resto non ho ancora compilato, magari il resto è peggio ancora. Ok. Riflettete da qua a gennaio su questi argomenti. Prendete appunti e portate anche, come si dice, un feedback, perché sarà quello su cui poi lavoreremo essenzialmente. Quelle sono grandi domande, non è proprio una scienza. Proteggere il proprio tempo, ovvero la figura del bodyguard, quanto sono in grado di proteggere il tempo che io ho a disposizione per me stesso e anche quello che do a disposizione agli altri, che è quello importante, importante. Domanda 1, sono bravo a creare legami sani con le persone che cercano di prendere il mio tempo e le mie energie? Sani? Ma sani. Non credo di aver capito bene. Ok. Allora, puoi immaginare lo scenario che preferisci, in una situazione in cui qualcuno chiede il tuo tempo, vuole il tuo tempo. Per... che odi. Un allievo, un gruppo personale musica da camera, varie ed eventuali, diciamo, anche non necessariamente di carattere musicale. Riesco con queste persone a instaurare un rapporto sano, ovvero io so che ti sto dando il mio tempo e sono d'accordo con questa cosa, e mi va bene che tu mi chieda il mio tempo, io sono felice di darti il mio tempo. Sembrano domande retoriche, ma se noi finiamo col dare il nostro tempo non essendo d'accordo una volta e due, tre, è abbastanza è abbastanza dura, ecco. In questo senso, quindi un rapporto sano. Conosco un buon numero di modi per dire no rispettosamente e in maniera efficace. Noi spesso ci troviamo a dire di sì a situazioni in cui ci tiriamo le mazzate sui piedi da soli e poi ci troviamo e diciamo: perché non ho detto di no a sta cosa, a questo, non so, concerto, allievo, evento? Per carità, però, certo. Ovviamente non sappiamo dire di no. Quindi quanto conosciamo un buon numero di modi per dire di no? In maniera educata, rispettosa, ma soprattutto efficace. Cioè che il mio no è un no. Che io te lo dico sorridendo, con i cuori e viva la vita, però è no. È no. Quindi, metodo russo. Bellissimo. So negoziare, c'è un errore di battitura, sì. Mi chiedo scusa. So negoziare in maniera realistica la relazione tra il mio carico di lavoro e la persona con cui devo gestirlo, il mio maestro, i miei superiori a livello lavorativo e soprattutto con me stesso. È un'altra domanda interessante questa, secondo me, perché negoziare inteso come mettere proprio, dare proprio un valore, come se dovessimo vendere un po' il nostro tempo, no? Con me stesso e con chi mi circonda. So negoziare il mio... Una bomba, scusami. Io ce l'ho. Ho sbagliato. Capita anche ai migliori. È una gomma molto, molto gomma. Bello. Molto gommosa. Fantastico. Fantastico. Posso aggiungere un punto per questa cosa? Ok.
Molto bene. Sì, dovrebbe effettivamente per il corso. Domanda bellissima. Sono bravo, non sono capace, sono bravo a riconoscere le interruzioni interne e esterne che possono disturbare la mia concentrazione. Quindi tu non mi stai chiedendo se... Se lo faccia. Se lo faccia. Se no, sei bravo se a riconoscere. Per quello bisogna prestare molta attenzione a queste domande, perché un grande argomento che tratteremo sarà proprio quello di tutti quegli eventi interni o esterni che disturbano la nostra produttività personale. Interni che possono essere banalmente il sto suonando e mi perdo anche se vedo una farfalla o potrei aprire Netflix per esempio, no? Esterni perché non so, io ho quelle 3 ore per suonare e succede di tutto, si rompe il tubo della cucina, viene la tempesta, gli stormi di cavallette, banalmente ti arrivano 2 chiamate di 2 persone che ti tengono mezz'ora l'uno, che anche lì cioè così proprio bisogna fare. Quindi ecco, sono bravo a riconoscere queste interruzioni. Tutte queste risposte dovete darle voi essenzialmente. Ok. Andiamo avanti sempre a carrellata, quindi event planner. No, un'altra, scusami, una cosa. In che senso negoziazione? Cioè negoziare con se stessi? E negoziare devi immaginarlo proprio a livello, anche a livello proprio manageriale, cioè io ti do tot per ricevere tot, un po' il baratto, diciamo. No, non lo so, riesco a applicarlo con qualcuno di esterno a me, ma... Tipo, se oggi imparo 3 pagine di questo brano, stasera ho diritto di guardarmi un episodio. Ok. Sottotitolo perfetto. Esatto. Anche quello, ecco, quello della ricompensa, per esempio. Questo anche la ricompensa è un negoziare, per esempio. Riesco a portare a termine il carico di lavoro che mi sono data come obiettivo, allora posso... un'ora di sport, un'ora di lettura, il cinema, ma non che debba essere un allora se non raggiungo questo obiettivo devo stare chiusa in casa e... No, perché comunque noi nella nostra to-do list avremo comunque anche lo spazio necessario, fondamentale del tempo libero, per esempio. E questo è importante. È chiaro? Fantastico. Event planner, quindi sono in grado, cioè mi prendo sempre del tempo per organizzare la mia settimana prima che cominci, per essere sicuro di rispettare le priorità. Ottimo. Sempre, questo lo faccio per forza perché ottimo. No, io lo faccio, ma poi è qualcosa, poi non sto a trovare. Ma non ti sta chiedendo se lo rispetta. No, infatti ti chiede se lo fai, cioè se tu hai, diciamo, l'abitudine, come può essere un'abitudine normalissima, quella di mettere le scarpe quando si esce di casa, se hai l'abitudine che non so, la domenica sera, piuttosto, io per esempio comincio a lavorare il lunedì, il martedì, quindi per me il lunedì è la giornata in cui comincio a programmare il lavoro della settimana a livello didattico, per esempio. Ma anche a livello concertistico. Io riesco ogni settimana, dandomi la settimana che decido io, è che non deve essere necessariamente lunedì domenica, perché la mia settimana di studio a livello intenso è giovedì martedì. Cioè sì. andando indietro? Andando avanti, purtroppo, andando avanti, sì. Quindi contando sempre che in una settimana è necessario... anche, diciamo, se abbiamo motivi lavorativi nostri, che anche di quieto vivere, avere 2 giorni di stop dove ti concedi anche dell'altro non sarebbe male, per esempio. 2 giorni? Tu pensa che tutti i lavoratori del mondo comunque, tutti no, per carità, però chi compie comunque un lavoro di produttività lavora da lunedì al venerdì. Noi questo concetto non ce l'abbiamo. Perché il nostro lavoro, noi i concerti quando li facciamo, il sabato e la domenica.
Sì, va bene anche in settimana, poi in settimana lavoriamo, quindi quante volte ci è capitato di avere interi mesi dove tu sei sempre costantemente mentalmente concentrato lunedì, domenica e poi di nuovo lunedì, domenica. Per cui chi è che ha deciso che la settimana deve essere scandita lunedì, domenica? Su che base? Sulla base lavorativa? Sì. Sulla base di personale produttività, quindi di organizzazione, per esempio, dei nostri programmi concertistici, piuttosto che no. Può essere anche impostato diversamente. È importante però organizzare la settimana, quello sì, secondo me. Poi, ogni giorno scrivo sempre tre attività che hanno grande priorità rispetto ad altre, e se serve aggiusto il tiro durante la giornata. Tre, secondo me, è già un buon numero. Possono essere tre come possono essere cinque, dipende anche dal micro o dal macro obiettivo giornaliero. Che grande obiettivo ho a livello, non so, musicale, di preparare un programma concertistico, per esempio, posso mettere tre macro obiettivi tutti carichi da 90 o posso scegliere magari un basso, un medio e un alto obiettivo. Io non so, io con tre mi trovo bene, poi invidio chi riesce a metterne 10 in un questo giorno. Per ogni giorno? Sì, a livello giornaliero. Bisogna scriverlo, cioè pensarlo, sì. No? Scriverlo. Ma che scrivere fa tanto, No, no, lo so, assolutamente. Sì, i miei obiettivi giornalieri sono, che ne so, andare a comprare il pane. Anche quello, certo. Lo scrivo, c'è anche quello. Se non mi perdo, certo. Però, ne so. C'è anche quello, e devi anche mettere. Mandare mail, cioè queste cavolate. Certo. Attività diverse può essere anche studiare Scriabin, studiare Brahms, studiare. Se la tua, se il tuo focus è veramente al top dei top, sì, perché no? Chiaramente ci sarà giornata e giornata, penso. Cioè, tu riesci tutti i giorni a darti dei macro obiettivi? No, questi sono micro. Micro o macro che siano, non lo so. No, dipende però tantissimo dai giorni. Cioè, ci sono giorni che dici tu, voglio studiare. Hai no, dei, non tu, dico. Hai dei giorni in cui magari ti puoi dare il tiro a 100, cosa che non consiglio mai troppo, un tiro a 80, per esempio, 90, e i giorni in cui ti darai un tiro al 20. Perché è così? Perché sennò poi si strippa male. Ma male male. Però anche questo, giustamente, Marta. Al massimo io scrivo, mandare email, comprare il pane e suonare. Cioè, mi metto a scrivere che cosa, perché c'è più fatto che... Quello non è so che non detto nient'altro. Ma infatti adesso oggi vedremo un po' anche questo aspetto, cioè come raggruppare tutte queste, come raggruppare le varie attività della giornata. Che importanza e dare? Il lavoro perché non conosce. E quello, cioè, quello ci deve essere. Però le altre cose le scrivo. Certo, certo. No, infatti adesso cercherò di andare un po' più rapida, così arriviamo anche a quel punto, perché tutto questo questionario ci serve per affrontare l'argomento successivo. Di conseguenza, ecco, organizzo queste tre attività in maniera strategica basandomi sul fatto che conosco i miei ritmi e l'ambiente che mi circonda. Quindi la risposta che ci siamo appena dati. Quindi so riconoscere i miei ritmi, so riconoscere dove li sto svolgendo e riesco a rispettarli. Anche l'ambiente è importantissimo, eh? È fondamentale. Non so per voi, io ho vissuto appunto 3 anni a Bruxelles insieme ad altri 3 musicisti, che è bellissimo perché tu sei sempre circondato da musica. Ma sai che magari se proprio tu stai raggiungendo quell'obiettivo massimo, magari hai qualcuno nella stanza a fianco che ti sta suonando qualcos'altro, per cui hai la testa che comincia a fare questa cosa. O quando si studia in conservatorio, per esempio, succede ciò, o se bisogna tenere dei ritmi che non ci consentono. L'ambiente fa tanto, quindi vedremo anche un po' l'importanza di crearsi un ambiente di studio accogliente. Ecco, non so come la pensate. Il mio ambiente di studio accogliente è uno studiante. No. Perché è uno studio molto accogliente, probabilmente. Sì, però per me avere la stanza a fianco con qualcuno che suona. L'ambiente è molto importante, secondo me. Se studi in un ambiente dove non ti senti a tuo agio, non riesci neanche a mettere in pratica
tutti quei meccanismi di preparazione psicologica per la performance dal vivo. Io in casa non riesco, cioè faccio veramente fatica a tenere la concentrazione. Anch'io tantissimo. Benissimo nella mia scuola, mi insegna. Io qua studio molto bene. Mezzo, no, io quando ho quell'assente, quando ho quell'assente a settimana, per me quell'ora lì mi frutta come. Beh, l'ora dell'assente, certo. Capito, quell'ora lì io concludo più robe quell'ora, perché so che ho il tempo limitato. E ti sembra un regalo grandissimo. Bella, gli assenti non ce ne vogliano, ma gli assenti. Tanta salute a tutti, intendiamoci, però. Ecco, ultima cosa, condivido le mie energie lavorative con le persone che mi circondano. È una domanda un po' da chitarrista, secondo me. Me ne sono resa conto un po' tempo fa, quando compilavo ciò. Noi facciamo un lavoro per cui il più delle volte, a livello didattico, a livello concertistico, dobbiamo fare affidamento su noi stessi, meno male. Per cui, pensiamolo appunto a livello concertistico, condividere le proprie energie lavorative con chi ci circonda. Cosa vuol dire? I competitor, li vediamo come competitor o li vediamo come colleghi che fanno il nostro stesso lavoro in maniera diversa da come lo facciamo noi? Quindi riusciamo a creare delle energie lavorative buone con chi ci circonda? Questa è una domandona grande, perché ti trovi da quello che ti dice no, io nel mio ambiente, che ne so, pianistico, chitarristico, violinistico, quello che sia, no, io assolutamente mi faccio i fatti miei, no. Così come hai invece quello che ti dice no, secondo me è importante condividere le mie esperienze con il target, che può essere il target della realtà, piuttosto che il target dei miei interessi, del mio repertorio, insomma, crearsi un ambiente. Non so, questa è una domanda un po' curiosa, perché poi noi chitarristi tendiamo a essere un po' come le formichine, per cui ne vedi uno, poi ne spuntano fuori altri 10, no? Non so come funzioni molto in altri ambienti. Male. Non so se sono io che sono sempre troppo positiva. E sì, non so se il fatto che io mi consideri abbastanza collaborativa, per cui condivido non solo le energie ma anche ciò che faccio senza scrupoli, tendo anche a convincermi che gli altri siano disponibili a sta cosa. Sai, anche queste domande sono interessanti, secondo me, dovete riflettere su tante cose, è difficile. No, è bella questa domanda, io per esempio mi trovo molto a condividere con altri musicisti e devo dire che mi piace molto che lo faccio volentieri, sento sempre io che però, cioè, trovo fatica... Anche a livello didattico, per esempio, quanto riusciamo a livello didattico a condividere appunto le nostre energie, non so, nella scuola dove insegniamo, piuttosto che non necessariamente nella scuola in cui insegniamo, ma con altri colleghi. Per cui, non so, vedo che il mio collega tal dei tali sta facendo questo progetto, mi interessa, lo condivido. Non lo so, è molto... Cosa è difficile? Dimmi. Far credere agli altri che può essere una bella cosa. Questa cosa mi blocca sempre. È quello che io sono piena magari di idee, di voglia di fare, organizzare, eccetera, però trovo che io ci credo tanto e gli altri magari non ci credono quanto me. E questa cosa mi permette di andare oltre. Questa cosa però è un limite con gli obiettivi che ti sei data o no? Dipende. Perché per esempio a livello didattico, se tu hai in mente una serie di cose ma non hai dietro un supporto collettivo, sì, può essere difficile. Sì, può essere. A livello non didattico ma musicale anche. Lo so, il fatto che noi magari... Per far credere alle persone quello in cui credo io, non sempre riesco. Ma questo ti blocca nella realizzazione di quel progetto? Oddio, sì, a volte cioè nel senso che... Certo, però un po' di manforte non ti spiacerebbe. Un po' di manforte non vuoi. E fammi ritrovo magari da sola. Certo, sì. E dopo un po', insomma. Questo è un aspettone grande, nel senso che comunque alla fine il nostro progetto dipende da noi, è vero, ma dipende anche dal fatto che noi non siamo soli al mondo.
E è lì che si diceva prima, no, dell'importanza di darsi un obiettivo soggettivo e anche oggettivo. Cioè quello che noi veramente vogliamo realizzare è qualcosa che abbiamo in mente solo noi, per cui troviamo un mondo esterno ostile alla cosa, o troviamo collaborazione in cui ci circonda. E questa collaborazione è sincera o non è sincera? E se non la troviamo, veramente vuol dire che non è importante, che non è interessante, o vuol dire semplicemente che bisogna veramente convincere di più le persone che lo sia? Magari con altri stratagemmi, con altre modalità. Questo è interessante. Fai un freccione che ci focalizziamo molto su questo, allora. Prossimamente anche. Bello. Ecco, la concentrazione, altro mega macro argomento. Voi quanto riuscite a tenere la concentrazione? Lo chiedo anche voi a casa. Quanto tenete la concentrazione? Non ti ascolto da un quarto d'ora. Ok. È dura, no? Lo so. Vabbè, puoi fare un corso così alle 8:30, 9. No, no, in realtà per niente. Quanto riusciamo? Dipende tantissimo da tantissimo. Cacchio, io invidio un sacco, io vedo gente che non si schioda dalla camera, da dove cavolo sia, per 3 ore. Ma dipende, cioè se ho delle scadenze a breve termine, posso rimanere concentratissima per un sacco di tempo. Tutte queste cose poi te le scrivi, eh? Però devo avere qualcosa che mi faccia... Obiettivo? No, sì. E infatti il discorso iniziale è che tutto deve partire dall'obiettivo. Ecco. Capita. Anche io mi sto trattenendo molto con voi amici e cari, mi conoscete. Però sì, quello parte tutto dalla programmazione dei propri obiettivi. Nonostante questo... Però siamo fatti di carne e ossa e muscoli. Sì, cioè. E quindi magari sai, è vera questa cosa, però in che arco di tempo? Cioè tu dici, mi mettono il pepe al C per questo obiettivo, per cui riesco a tenere grande concentrazione. Ma per quanto? Adesso la stai pensando a livello giornaliero, però prova ad allargare la scala. E lì è molto personale, no, certo, lì è molto personale. E io penso, ma spero anche cioè, di ricevere da voi, da chi ci segue, da chiunque, dal Padre Eterno, suggerimenti anche per farmi ricredere. Penso anche che quella della concentrazione sia un allenamento. Ah, ecco, ho letto tempo fa un libro di Herrigel, filosofo tedesco, non so se lo conoscete, L'arte dello zen e il tiro con l'arco. Ah sì, me ne va fantastico, accennato. Fantastico. E lì si capisce proprio quanto il focus stesso sia un allenamento, quanto tu possa allenare la tua concentrazione, perché noi possiamo allenare il nostro muscolo e dire ok, con le mie mani giorno per giorno arrivo a sviluppare manualità sullo strumento per arrivare a questo obiettivo, ma la testa è un'altra cosa. Quanto la nostra testa riesce a seguire il nostro corpo e quanto la testa stessa si possa allenare. È abbastanza affascinante come cosa. Concentrazione, quindi sono molto, l'ho già letta questa cosa, no, sono molto brava a mantenere la concentrazione su una singola attività per 25 minuti e resisto a tutte le interruzioni esterne e interne durante questo arco temporale. Cioè che proprio per 25 minuti io sono lì sul pezzo e solo ed esclusivamente lì per 25 minuti. Sì o no, quello lo sapete voi. Spero. Sì, certo, abbastanza, da 25 minuti. Questo è interessante anche pensarlo anche da... Tutte queste domande sarebbe carino ritararle anche sui nostri allievi. Io vedo anche appunto quando faccio lezioni in base ai vari allievi quanto tu, singolo allievo, riesci a tenermi la concentrazione per fare questa cosa, per fare questa cosa senza interruzioni. E questa cosa poi stupisce, perché quello a cui magari non ci avresti mai scommesso. Oggi ho provato con un allievo 10 minuti. Dopo un po' mi ha detto 10 minuti, 13 anni. 13 già. 10 minuti mi ha detto, non ce la faccio più.
E abbiamo continuato altri 10 minuti. E avete fatto una pausa tra i 10 minuti e i 10 minuti? Questa, no, la frase che ha detto. Sono stata cattiva, poi. Bello. No, e mi ha detto io non ce la faccio più. E devo passare. C'ho proprio, guarda, ho cronometrato. Su una lezione di un'ora? Sì. Ok. E avevamo fatto altro, però guarda che è una bella presa di coscienza, Avevamo fatto altro prima, quindi non è che all'inizio della... È una bella presa di coscienza perché tu a 13 anni dici: guarda, io ti ammetto che la mia capacità massima è tot, tu lo sai, gestisci questa cosa. Come si può pensare? Se lui tiene 10 minuti su 60, possiamo sfruttare solo questi 10 su 60, possiamo pensare che 10 sono interrotti da 5 minuti e altri 10 e altri 5. In questo modo i 10 minuti diventano parecchi. Punto di domanda. Quindi, perché abbiamo fatto proprio 10 minuti di interrotti, hai ripetuto sempre lo stesso passaggio che mi veniva. Ah, ok. Aiuto. Aiuto, va bene, il metodo russo, però. Questa era la fine della lezione, quindi alla fine della lezione, poverino. Povera Stella. Ok. No, beh, così è. Però non doveva sbagliare, cioè il problema era quello, non tanto ripetere. Cioè lo stesso passaggio ripetuto senza sbagliare. Affascinante. La massima concentrazione possibile. Alla velocità finale? No, la velocità è lento. Ok. Quindi lento e senza errore. Sì. Per riuscire a portarlo a termine lui ci ha messo 10 minuti. No, in realtà è uscito prima. Ah, ok. Nel senso che aveva, cioè era un passaggio di 4 battute, per dire, e finiva le 4 battute, contava 4 secondi e ripartiva. Questo per spiegare, cioè per farlo, fargli capire che a casa deve studiare. Per esempio. Studiate. E l'ha fatto però per 10 minuti. Certo. Carissimo, oh. Alla fine, benvenuto tra noi. Al 10 minuti. Beh, però 10 minuti di passaggio ripetuto così tantissimo, ma funziona? No, secondo me a un certo punto sta, cioè io stacco il cervello. Funziona? Sì, secondo me funziona. Ah, bella, la scuola in sala piace molto. No, funziona, ma a livello, cioè non cognitivo. Io a volte non ci parlo, riuscire a farlo 5 volte. Senza mai sbagliare. Poi se arrivi alla quarta e sbagli e cominci. Perfetto, abbiamo fatto questo. Okay. Considera che lui all'inizio non ci pensava. Poi pur di non sbagliare comincia a pensare. Ah, okay. E quindi... È arrivato l'allievo tra l'altro. Vabbè, sì, c'era il contrario. E devo dire che al 10° minuto nemmeno io ce la facevo più, per cui però... immagino, deve essere stato molto... Però ecco, in 10 minuti, per esempio, se lui ti dice che la sua soglia massima di attenzione è 10 minuti, in questi 10 minuti però si possono fare tante più cose che non quel singolo passaggio. Sì, sicuramente. Poi noi eravamo a fine lezione. Certo. Però ti ha già fatto intendere che se tu quei 10 minuti lì li sai ben inframmezzare con la pausa quella vera, dove anche tu per 5 minuti, guarda, e pesci, fatti 2 passi sul corridoio, ossigenati. Vai a prendere una bottiglia d'acqua. Sì, questo è un tema che conosco, quindi so più o meno. Ecco, può essere interessante come cosa, per esempio. E li abitui anche a creare un metodo. Chiaramente a 13 anni saranno 10 minuti e via via magari anche l'obiettivo di a un anno è adesso sono 10, l'anno prossimo li facciamo diventare 15. Quello dopo magari diventano 20 e quello dopo 25, per esempio. A pensarla proprio alla lontana, eh? Ci sono quale dispense? Sì. In abbondanza. Sì, sì. Io, sì. Quindi, ho lei che lo fa per me. Fantastico. Ci piace. No. Perché lei assorba questa cosa e poi la prenderò come esempio. Ci piace. Vabbè, giusto. O per osmosi. Dobbiamo ricavare del tipo per il personale. Per andare a vendere il pane, ecco. Certo, andate a prendere il pane, scommetto. Dobbiamo invece pensare a noi stessi e andare tutti a cogliere. Certo, è un onore. E quindi questo. Poi, conosco la mia energia produttiva e i miei cicli di concentrazione e uso questa capacità per motivarmi a completare le mie attività? Sì. Quindi già conosciamo un ciclo di concentrazione. Sappiamo definire un ciclo di concentrazione. Questa è una cosa già...
Beh, certo. No, era ci stavamo credendo. Dipende dalla giornata, e bisogna anche saper riconoscere che se la giornata no, è no, eh. No, dipende, sulla prima parte, per cui funziona. Se volete poco, sulla seconda parte uso questa capacità per motivarmi, sì. Il primo un po' difficult. E poi so prendere delle pause intelligenti nelle mie sessioni di studio per riposare e riprendere energie? No, a volte per niente. A volte sì, a volte per niente. Come possiamo fare a, primo, pensare che facciamo un lavoro per cui è necessaria l'ossigenazione? Prima cioè, cosa, perché noi lavoriamo di muscolo, di testa, per cui l'ossigenazione è fondamentale. Se tu passi da suonare a 10 minuti sbaccato sul divano, torni che veramente ti senti più riposato, piuttosto che in quei 10 minuti, 5 minuti di pausa, non so, fare le flessioni, non so, sparo a caso. quello di ossigenare molto bene la stanza dove studiamo, per esempio, cosa che io puntualmente faccio con gli allievi. Io vedo che le volte in cui non cambio l'aria in classe, vedo una faccia scomposta. No, lo faccio perché puzza. Perché i bambini puzzano, diciamo. Ma lo faccio. E non solo i bambini. E la cosa è che la concentrazione si migliora, per esempio. Acqua, acqua, un sacco di acqua, freddo, la scuola russa, freddo, il freddo. Bello. Infine, appunto, si diceva prima, mi piace il mio spazio di studio, lo trovo ergonomico e l'ho reso un luogo felice dove mi piace passare il mio tempo. Quante ore passiamo in quella stanzina dove suoniamo? Tante, tantissime. Quando le passiamo, però sono tante. Usando il passato. Esatto. ma anche banalmente l'aula dove insegniamo, per esempio. Oh cazzo, non lo devo correggere. Quanto la nostra aula. Avete visto l'aula di Simone? Masseron, siete mai stati su all'aula verde? Io vi do un compito che fa parte del nostro seminario. Simone, anche te ci stai vedendo. Andate a vedere l'aula di Simone. È bella. Una meraviglia. Io vi dico solo che nella mia aula a breve metterò un divanetto. Cioè, che io ho quei 3 secondi di allievo, tra un allievo e l'altro, in cui ti tirano fuori la chitarra, se l'accorda nel poggiaviere, lo spartito. Fai, io ti guardo dal divano. Piuttosto che la poltrona del cacchio da 60 euro all'Ikea, che sei lì e ti do. Una scemenza, fa. I palloni ortopedici, non so se voi li usate per la schiena, queste cose qua. Per... No. Simone c'ha anche quella. Quanto sport, se devo arredare 4 aule? No, vabbè, ma non è bisogno di arredare, guarda che basta poco, basta poco, vediamo quanto. Ecco, un'altra cosa importante. Portiamo a... Insegnare, / studiare, 7-8 ore in un'aula con il neon è dura, cioè, tu finisci quando sono le 9 o le 10 di sera che è tutto molto difficile. Per esempio, una cosa che potenzia tantissimo la concentrazione, nessuno ci pensa, sono gli oli essenziali. L'olio essenziale al rosmarino aiuta la concentrazione. È una scienza, l'arrosto. L'olio essenziale alla lavanda potenzia il relax muscolare. Io nella mia aula, per evitare di incavolarmi, ho l'olio essenziale alla lavanda. Se tu sali davanti all'aula 18, senti questo profumo di... Sì, ma è scritto tutto dopo. Così era che facciamo venire. Hai visto? Alla mia aula 18 sei allergico. Bene, e infine personal assistant, perché in tutto caso siamo solo alla terza pagina, ragazzi. È lunga, eh? Capito? Ridendo e scherzando, sono già le 10. Mi sa che ci metteremo... Ci metteremo... Sì, del tempo. Poi, so organizzare una to-do list impeccabile in modo da organizzare in maniera ottimale i miei obiettivi? Impeccabile. È impeccabile, impeccabile. È impeccabile, è una to-do list impeccabile.
Vedi, per esempio, Marta dice di sì. Ah, dici la to-do list impeccabile. Riesco a fare una to-do list che sui miei standard possa essere impeccabile? Ah, sui miei standard no. No, certo, la to-do list è per te. No, in sé. Cioè, come in sé. No, in sé. Sai, in sé, anch'io in sé vorrei essere della Rodriguez, ma poi non in sé non lo sono, cioè... No, su di te, bisogna essere onesti con se stessi, questa è la cosa più importante. Eh sì, bisogna saper riconoscere queste cose, se no uno dice, ah, io oggettivamente faccio una to-do list bellissima. Sì. Però poi non riesco a dire... Io sono sempre molto fiera. Devi andarne fiera a fine giornata, fine settimana. Ad esempio, io non faccio, non riesco a farlo. Allora, hai fatto un video di questa to-do list? No, no, quello andiamo a fare, cioè, nel senso, prendiamolo seriamente. Io odio fare le liste, ok. Beh. Cioè, nel senso che magari la ci sta, c'è chi non ha la mente, ma niente, lo fa lo stesso. No, ma c'è chi non ha, riesce a fare niente senza scriverlo sull'agenda. Guarda, io senza l'agenda sono morta. Io non ho, conosco persone che comunque non riesco a scriverci sopra. Okay. Cioè, nel senso, cioè, lui ci scrive a volte quando guardano. Ma il problema è proprio quello. Ma tu riesci a rispettare quelle cose che non scrivi ma devi fare? A posto. Cioè, se decidi di farlo. Ognuno ha il suo metodo, eh? Sì, comunque è vero. Ognuno ha il suo metodo. Certo, è vero anche che quando poi gli argomenti. Io penso, ma poi magari mi smentisci anche te. Se poi gli argomenti. Le parti di vita, di studio, di lavoro, sono tante, è proprio un gioco a volte anche un po' di incastri dove se non scrivi non sai quantificare. Quindi il concetto della to-do list, e appunto speravo già di vederlo oggi ma ho qualche serio dubbio, è proprio quello di riuscire veramente a mettere dentro tutto ciò che in vari aspetti della nostra vita è necessario fare e svolgere e quantificarli. Perché con la to-do list essenzialmente tu decidi che nella tua giornata hai tot tempo a disposizione per A, per B, per C, D e via dicendo. No, vabbè, dico, però sai, è soggettiva. Io di queste cose sono molto sicuro, io so esattamente quanto tempo. È molto soggettiva anche quella, quindi va bene, c'è chi è più schematico, c'è chi non. Ah, no. Io mi perdo se non scrivo. Ah, io ho il concetto del tempo. Ecco, quindi siamo qua. Bello. Cerco sempre di allenare la tecnica di task batching, cioè raggruppare attività simili per sviluppare la mia efficienza. Cioè, se io devo fare, non so, faccio la mia orettina di tecnica al giorno, so raggruppare tutte quelle cose di tecnica che sto facendo per renderle efficienti, o passo da A a B a C senza un criterio? Ho detto tecnica perché mi è venuto a caso, può anche essere di aspetti di vita quotidiana. Cioè io so che nella mia giornata, posto che devo studiare tot, lavorare tot, rispondere alle mail, progettare, mettere giù le idee di progetti, concerti e cose varie, e cioè riesco a mettere insieme, raggruppare queste cose in maniera efficiente per ciò che posso, quindi per ciò che dipende esclusivamente da me? Bella domanda. Conosco la differenza tra organizzare e lavorare e mi prendo, è giusto scritto, giusto? Sì, e mi comincio a vedere doppio. E mi prendo sempre del tempo per organizzare le mie attività prima di cominciare a lavorarci. È chiaro come cosa? Sì, sì. Organizzare una cosa, cominciare a farlo è un'altra. Mi prendo poi del tempo per organizzarle prima di cominciare a farle. Perché sai, uno magari si dà degli obiettivi mastodonti, ciao, voglio fare questo e quest'altro, poi prima di cominciare a farle mi metto lì veramente a pensare un secondo se proprio riesco a farle tutte. Questo per esempio è un motivo per cui io ho bisogno di scrivere ciò che devo fare, cioè il mio programma di studio giornaliero che deve comprendere questo e questo, il mio programma lavorativo, il rispondere alle mail. Riesco a fare veramente tutto questo in maniera efficiente e efficace anche. Ecco, poi una cosa interessante, evidenzio con colori diversi tutte le attività sulla mia agenda, anche per capire quanto tempo dedico alle diverse attività della mia vita. Ma io odio i colori sull'agenda. Oh, Stella. Non avere un'agenda. Giustamente. Questa è una domanda un po' di curiosità mia, perché colori può essere qualsiasi cosa, cioè riusciamo sullo scritto a quantificare cosa abbiamo fatto?
Io insegno a volte il tempo. Quello è fondamentale. Io mi segno il tempo che dovrei metterci. Quello è veramente due ore, così. Quindi segni l'ordine di importanza. Questo è veramente certo. Sì, sì, infatti lo vediamo anche. Allora, adesso il concetto base è che questo qua doveva essere un questionario che pigliasse poco tempo. In realtà, vabbè, che poi cioè, l'argomentone. Gli argomenti sono interessanti. Ci siamo concentrati un po' su una serie di domande che è necessario cominciare a farci. Ciao Vincenzo! Ciao, ti saluto anch'io. Lui è il famoso allievo che sarà iscritto al pacchetto estivo di Fairbank. Sì, ormai lui è espertissimo, non lo ferma più nessuno. Queste domande però insomma erano abbastanza necessarie da fare perché ci servono poi per concentrare un po' bene tutto il lavoro, secondo me. Per cui insomma hanno preso un po' di parte. Se da 1 a 4, scusami perché sono che dopo, è la votazione che gli diamo noi. Sì. Cioè, esatto. Per capire in quali parti siamo più avanti, più spinti, e in quali invece bisogna un attimo lavorare un po' di più. Ci serve anche sia per voi presenti che per il pubblico a casa per capire un po' come impostare proprio le lezioni, su cosa concentrarci di più. Andiamo un po' a carrellata libera il più possibile, magari ci fermiamo a un certo punto e poi altre cose cominciamo poi ad affrontare da gennaio. Molto molto interessante la scena, la fanno in moltissimi seminari, soprattutto nelle aziende, appunto sul management aziendale, dove sarebbe stato bello riproporlo anche qua, il fatto che non abbiamo una spiaggia. Noi nella nostra vita possiamo pensare di avere, diciamo, degli obiettivi più grandi e degli obiettivi più piccoli che devono stare comunque in uno spazio limitato, perché volendo o no la giornata ha quelle ore e togliersi il sonno fa un po' male alla salute. C'è questa immagine molto carina che utilizzano molti che fanno questi seminari di management, dove prendono un secchio vuoto. Quello è il tuo tempo, lo avete visto probabilmente, ti mettono a fianco una caraffa con della sabbia, ti mettono poi dei sassolini più piccoli e dei sassi grandi. I sassi grandi sono le cose fondamentali della tua vita, importanti, senza le quali non puoi assolutamente stare, che non puoi rinunciare. Poi abbiamo i sassolini più piccoli, che sono quelli che di solito cerchi un po' di incastrare, e infine la sabbia, che è ciò che chiude il tuo tempo e basta, finito quello spazio, e lo spazio è pieno. Come li posizionate voi esattamente? Come vengono posizionati? Molti cominciano, io metto la sabbia, poi incastro le pietre grandi, ci schiaccio quelle piccole. No, l'unico modo oggettivo per farci stare tutto è mettere la pietra grande, la pietra piccola, la sabbia, fine. Possiamo quindi, diciamo, raggruppare un pochino quelli che sono con le grandi rocce, piccole di sassolini, quelli che sono i grandi obiettivi e i piccoli obiettivi che si diceva poc'anzi. Fatemi bere dell'acqua perché se no non tengo botta. Quali sono quindi i grandi obiettivi? Ce ne sono di tanti, ce ne devono essere a livello concertistico, didattico e anche di vita. Cioè. Può essere banalmente anche fare un viaggio o compiere qualcosa di grande nella vita, non lo so, sposarsi, per esempio. Già fatto. Vabbè, indicavo voi due perché siete belli come l'usule. Quindi ecco. Sono guardata una cosa. Easy. Ah, okay. Quando non si lavora. Beh, ci sta, è vero. Devo prenderlo di segno. Benissimo. È da prenderla ad esempio. Quindi ecco, sì, diciamo, grandi obiettivi, piccoli obiettivi. Cominciare, per esempio, a programmare i grandi obiettivi della propria giornata, riempire poi gli spazi con degli obiettivi meno complicati e aggiungere ciò che è facile e veloce solo dopo aver svolto i
due compiti più importanti. Il lavoro che faremo, e su cui speravo già di darvi un po' una panoramica adesso, è un po' un lavoro ad imbuto, cioè cominciamo proprio da macro argomenti, macro obiettivi, micro obiettivi, e cominciamo man mano a incanalarli, man mano che il percorso va avanti durante l'anno, e trovare quello che per voi personalmente, per voi anche personalmente, è il vostro metodo produttivo. Vostro, non mio, non loro, cioè non che ce l'abbia ordinato il medico, insomma. Qua può essere già abbastanza interessante, una cosa che potete anche fare da qua a gennaio, provare a, diciamo, dividere in due categorie, facile facile, grandi e piccoli. Quello che magari... facile facile, mica tanto. Beh, vedrai che poi adesso man mano che si va avanti in realtà bisogna entrare sempre un po' più nello specifico, per cui... È una cosa bellina che può essere effettuata appunto a livello nostro e personale come musicisti, anche a livello didattico, per esempio, può essere molto interessante, di ciò che noi possiamo effettuare, di come apporto che noi possiamo dare all'allievo, quindi essendo noi uno strumento tra l'allievo e lo studio della musica, e come l'allievo stesso magari può raggiungere un obiettivo, per esempio. Insomma, affascinante come cosa. Quindi, diciamo, programmare su questi tre livelli. Un'altra cosa che poi vi chiederò sarà quella di creare una propria role mapping, cioè creare, riflettere, diciamo, su tutto ciò che ha un ruolo importante nella tua vita e categorizzarlo. Io qua ho messo, quanti sono? Sette sfere, diciamo. Che possono essere di meno, di più, potete usarne di più come potete usarne di meno, quello sta un po' a voi. Cercare quindi dal punto di vista della vita, del lavoro, dove poi lavoro con concerti, organizzazione di, non so, progetti, realizzazione di progetti, lavoro didattico e via dicendo, tutto ciò che secondo noi può essere importante da realizzare. Quindi è una cosa estremamente personale su cui non so neanche quanto... abbia senso addentrarci adesso, è una cosa su cui vi invito un po' a riflettere. E, non siamo abbastanza impegnati, ma la domanda è in cosa siamo impegnati? Affascinante. Sì, adesso ci addentriamo nel concetto proprio di to-do list, quindi cerchiamo proprio di andare man mano sempre più ad imbuto, no? Abbiamo ancora un po' di tempo, magari ce la facciamo. Abbiamo visto quindi macro obiettivi, micro obiettivi, cercare di organizzarli, diciamo, in quei tre luoghi. Cerchiamo adesso di capire un po' come possiamo far funzionare questa to-do list, posto che la si voglia far funzionare. Sarebbe affascinante pensarla innanzitutto a livello settimanale, cioè diamoci un arco di tempo in cui possiamo vedere un risultato pratico, efficace nel giro di 7 giorni. Darcelo a livello giornaliero potrebbe essere forse anche un po' frustrante, soprattutto all'inizio, non lo so. E a livello mensile, ora che vedi il risultato dopo un mese, ne passa un po'. Però a livello settimanale può essere interessante, anche questo potete farlo a casa da qua a gennaio e discuterne un po' insieme, quali sono, diciamo, 7 o 10 attività che voi volete terminare in questa settimana. Di tutti gli argomenti che avete scritto qua, ok? Non a caso io ho messo 7 sfere e ho detto 7-10 attività, possono anche essere di meno, non che debbano essere per forza di proposte, però la logica vuole che se queste sono, diciamo, le macro strutture della vostra quotidianità, dei vostri progetti musicale di vita, quello che c'è qua sarebbe bello anche ogni settimana realizzarlo. Per esempio, cosa succede? Che se io qua metto che voglio trovare un'ora per lo sport, un'ora per leggere, parlo di argomenti extra musicali, l'ho messo qua, vuol dire che è una cosa che ha valore nella mia vita, allora perché non inserirlo già settimanalmente? Io decido che questa settimana voglio fare questa cosa, per esempio, no? Può essere anche interessante perché ci dà poi una misura di quanto noi veramente ci dedichiamo in maniera razionale a quello che vogliamo fare. Questa cosa può anche essere fatta a livello di studio personale, esempio.
il mio programma concertistico, il mio recital è composto da tot argomenti, tot brani, tot autori, tot difficoltà tecniche, insomma le potete raggruppare un po' come volete, ma insomma questa è la cosa che per me in questo momento è importante, perché voglio suonare questo pezzo, voglio migliorare questo aspetto tecnico, voglio studiare questa cosa nuova, voglio portare avanti un progetto, voglio fare approfondimenti su un certo monografico, voglio prendermi del tempo per andare a cercare della discografia. Ho trovato che c'è un manoscritto tal dei tali, era alla biblioteca di Vienna, voglio andare a vedere tutto quello che ci può interessare, no? per il macro obiettivo che ci siamo dati. Quindi questa pagina, questa pubblico a casa, per intenderci, può essere utilizzata per quanto riguarda la vita e il lavoro, o può anche essere vista come qualcosa proprio di più specifico. Non so, magari tra un mese c'è il concerto in cui bisogna suonare questo, tutto programma nuovo, come faccio a organizzarlo? Cerco di creare una to-do list da questo a questo. La cosa interessante potrebbe essere quella di inserire nella prima colonna, quindi scriverli random, come ci vengono in mente o come li vogliamo prendere dalla role mapping, e poi inserire nella prima colonna l'ordine in cui li vogliamo svolgere. Questa è già una to-do list base, anche abbastanza approssimativa, tutto sommato, per cui noi cominciamo a decidere che, prioritarizzando il nostro tempo, questo ha più importanza rispetto a qualcos'altro. Può essere già interessante. Ecco, sempre parlando dei colori, però Marita non farà questa cosa. Va bene. Ma questo è facoltativo, evidenziare poi i vari obiettivi in base ai colori che hai associato al role mapping, o che hai associato sulla tua agenda. Se noi nella nostra role mapping abbiamo, mi devo dare l'obiettivo che, mezz'ora al giorno mi metto davanti alle mail e rispondo tutto. A quello che mi ha chiesto il programma da concerto 2 settimane fa e ancora non gliel'ho mandato. A quello che mi ha chiesto l'immagine in alta definizione ma non gliel'ho ancora mandata. Piuttosto che la bolletta e l'affitto, per dire. Se noi vediamo nella nostra to-do list che non c'è quel colore associato a quella cosa, può accendersi una lampadina e dire: ma sto veramente facendo tutto quello che mi sono data come obiettivo oppure no? Può essere interessante. Di conseguenza, abbiamo quindi un weekly planner, pensavo di chiamarlo così, a livello settimanale. Per cui abbiamo, contando sempre da lunedì a venerdì, ma può essere ovviamente cambiato a vostro piacimento, un'idea approssimativa del tempo che vogliamo dedicare a quella tale attività in base ai vari giorni. Vale a dire che se noi come obiettivo numero uno ci diamo che in questa settimana io voglio assolutamente portare a termine la sonata tal dei tali e riuscire ad eseguirla come fossimo in concerto, probabilmente dovremo dedicare più tempo in più giorni, giustamente. Scrivendo queste cose, quello che si diceva anche un pochino prima, scrivendo tutto questo ci dà un attimo anche l'impatto visivo di quanto veramente stiamo organizzando tutto quanto. Cioè nella nostra organizzazione personale non è che ci siamo dimenticati che sì, stiamo dedicando un sacco di tempo a quel certo brano con quel certo passaggio tecnico piuttosto che con la ricerca su quel brano lì, e ci stiamo invece tirando indietro da qualcos'altro che non lo fai un giorno, non lo fai due, non lo fai tre, poi dopo si sente. Può essere anche già abbastanza interessante così. Abbiamo chiaramente il must do, cioè ciò che devo fare, tra cui banalmente il lavoro, no? Per esempio, e altre attività che vogliamo darci, e il not to do, cioè tutto quello che si vedeva la prima volta del no, io non posso fare questa cosa, non posso farla. Proviamo a vedere se vi ho messo tutto oppure no. Come può essere utilizzata anche questa tabella, cioè questo planner settimanale? Possiamo anche decidere di organizzarla in cui mettiamo i blocchi fissi di ciò che dobbiamo fare, per cui io a livello visivo so che
cosa devo fare, devo lavorare. Quindi insegno dall'ora tot all'ora tot. Quanto tempo ho prima, quanto tempo ho dopo, quanto tempo ho durante anche, magari, perché magari hai quella mezz'ora, quarto d'ora, tra un allievo e l'altro, e dici, ah, vabbè, dai, mi porto il computer, rispondo alle mail, piuttosto che, ah, correggo le bozze del programma di sala da mandare al concerto dall'età, per esempio. Cioè, quanto mezz'ora in realtà può essere efficace, oppure, non so, voglio ascoltarmi da tempo quel certo disco suonato da Pinco Pallo, ah, che bello, ho mezz'ora, adesso mi ascolto un disco. No, tutto no. Però è già qualcosa, poi si ricomincia a insegnare più carichi sportivi. Quindi anche così può essere abbastanza interessante, secondo me. Questo poi è una cosa che vi consiglio di provare sempre, queste tabelle, a compilarle un po' da qua, quando ci rivediamo a gennaio. E se le avete pronte anche prima di gennaio, anche già mandarmele prima, così magari controllo, cioè vedo un attimo il tutto e capisco anche io un po' come muovermi. Questo vale anche per voi amici a casa, chiaramente. Ci addentriamo quindi adesso proprio negli argomentoni precedentemente esposti. Prima di iniziarlo però vi segnalo anche, quindi adesso ci addentriamo un po' in una parte degli argomenti che abbiamo visto prima, quindi obiettarsi degli obiettivi, pianificare, prioritarizzare, vedere se sono efficaci, se sono oggettivi, se sono soggettivi. Oltre a questo, chiaramente, analizzeremo anche altri vari aspetti. Ci sono, per esempio, dei manuali abbastanza interessanti, dove sono scritti da chitarristi, ma in realtà è una cosa universale, che ci servono per capire quanto cercare di rendere efficace il nostro tempo di studio isolando certi singoli passaggi e studiarli con dei timer e vedere quanto nell'arco di una settimana quel passaggio, se tu lo ripeti incessantemente per, si diceva prima, 10 minuti, quanto alla fine di quella settimana non ti verrà e quanto invece ti possa venire se lo sai alternare, per esempio, con altri lavori da fare. Quindi cercare di lavorare col multitasking, per esempio, cercare di alternare quella difficoltà tecnica a una tecnica completamente diversa per poi dopo riprenderla. Insomma, una serie di stratagemmi che possono essere interessanti sia per noi, secondo me, da mettere in pratica, perché altrimenti secondo me un po' il rischio è quello che finiamo per suonare sempre quella cosa lì, per cui ci concentriamo tantissimo su quel passaggio. In realtà non ci rendiamo conto che, per assurdo, forse meno ci concentriamo su quello e più ci diamo del tempo alternandolo quindi ad altro, e meglio poi ci possa venire. Non lo so. Sì? Sì, possibile. Possibile, come dice il mio allievo Guido. Ciao Guido. Possibile. Quindi, si parlava di importanza e di urgenza. Si parlava di importanza di urgenza. No, allora, diciamo, bisogna adesso cercare un po' di districarsi in tutti questi argomentoni, no, che poi affronteremo, si diceva, lezione un po', lezione per lezione. È importante però cercare di dare una propria definizione di cosa è importante e cosa è urgente. Bella domanda. Io ho provato a dare ho provato con un mio criterio logico a differenziare le due cose. Mi viene da pensare che importanza sono tutte quelle attività che riguardano il raggiungimento del nostro obiettivo o dei nostri obiettivi più grandi, sono tutti quei progetti che possono contribuire in maniera diretta a dei risultati consistenti per noi e per le persone che ci circondano. Quindi l'importanza possiamo dire che è anche qualcosa di soggettivo, ma anche di oggettivo, perché in fin dei conti noi suoniamo anche per gli altri. Quindi darci, diciamo, degli obiettivi che possano essere importanti per noi e non solo. Che cos'è l'urgenza invece? Possiamo considerare urgenza, diciamo, tutte quelle attività che richiedono un'attenzione immediata, sono solitamente associate al raggiungimento di obiettivi personali e o comuni,
che abbiano a che fare con un problema magari scomodo, con situazioni che debbano essere urgentemente risolte. Solitamente passiamo molto tempo a risolvere questioni che magari non rientrano neanche nella categoria di urgenze. Quindi per urgenze magari intendiamo tutti quegli eventi esterni che non dipendono da noi, o magari anche sì, dobbiamo fare qualcosa noi di urgente, che vanno a interferire nel nostro lavoro quotidiano, settimanale o quello che sia. A questo punto è interessante, parlando sempre di quel concetto di imbuto, riprendere la nostra to-do list e a questo punto assegnare a ogni compito un ordine di importanza. Quindi prima abbiamo dato un criterio, ma sì, secondo me faccio prima questo, poi faccio quell'altro. Proviamo ad aggiungere con una seconda colonna e a creare un'altra numerazione da 1 a 7, da 1 a 10 che sia, in cui diamo un elenco di importanza, proprio importanza soggettiva o oggettiva, comunque importanza, sempre quella è. In seguito poi, su una scala da 1 a 5 o da 1 a 4 anche, segnalare l'importanza effettiva che ne ricavi, cioè l'importanza soggettiva che questa cosa ha per me. Al momento non pensare assolutamente al fattore di urgenza, ma solo a quello dell'importanza, vale a dire quanto è importante per me sentirmi psicologicamente soddisfatto di aver portato a termine in questa settimana questo tale brano, questo programma, questo progetto didattico che sia, quanto è importante per me questa cosa. Quanto non è urgente, perché magari è un brano che io suono, che ne so, tra un mese magari, non che io lo debba suonare domani, ma quanto mi dà soddisfazione il fatto di aver portato a termine questa cosa. La soddisfazione del... mi stava venendo una citazione di cultura trash, la soddisfazione dell'animale. Stavo per dire anch'io. Fantastico! Bene, siamo allineati su una cultura trash, bravo, sei un ragazzo dai sani principi. Quanto sia importante, no, la soddisfazione di realizzato qualcosa che per noi è importante. Beh, sono delle belle bestie, le corna belle. Bellissimo, tra l'altro. Io lui l'ho conosciuto. No, fantastico, sì, te lo giuro. La cosa bella è quanto questa cosa ci dà, appunto, soddisfazione. Il fatto di aver portato a termine qualcosa che per noi è importante. Per noi e solo per noi, magari, eh. Non che debba essere necessariamente qualcosa che cambi il mondo, ma quanto questa cosa può innescare una serie di meccanismi, diciamolo, psicologicamente appaganti, che ti danno anche, diciamo, quella carica per continuare a portare avanti un nuovo obiettivo o mandare avanti quell'obiettivo sempre di più, per esempio. È una soddisfazione che... adesso mi viene da ridere. È una soddisfazione che può darci molta, molta spinta, secondo me, in quello che possiamo fare. Spinta che può anche essere poi continuamente rigenerata. Può chiaramente comprendere tutti gli aspetti della nostra vita, qualsiasi, da appunto quello concertistico, lavorativo, a gli obiettivi personali che ci siamo dati, quanta soddisfazione, quanta carica ci può dare. Non so, io ho finito di leggere un libro in una settimana, piuttosto che, ah sì, ce l'ho fatta a fare un'ora di sport a settimana, quel film che volevo vedere al cinema che continuo a rimandare finché non me lo mandano più nelle sale quel film, perché sai, devo studiare, quindi niente film. Quanta soddisfazione poi mi dà e quanta carica mi può dare poi per lo studio del giorno dopo, per esempio, o del giorno stesso, vai a sapere. Chiedo scusa, mi devo idratare, l'idratazione è sexy. Bello, una volta segnata questa scala di importanza, valutiamo quindi l'urgenza che hanno queste attività. Avremo quindi sulla nostra to-do list, che chiameremo, non so, una to-do list un po' primitiva, avremo alla fine tre colonne: la nostra idea originaria di priorità, una priorità di importanza, una priorità di urgenza. Ecco, la cosa bellissima sarebbe vedere che alcuni numeri ci stanno matchando. Lì è proprio wow, è bello, perché dici, ok, ce l'ho fatta a capire che questa cosa che io voglio tanto fare perché è importante è anche urgente
e guarda caso già avevo scelto di dargli quel posto lì, non deve diventare una psicosi, intendiamoci, però bene o male, sai, una to-do list, prendiamo per esempio, non so, l'esempio per esempio di un brano che dobbiamo, una sonata infinita che dobbiamo portare a termine, cosa abbiamo dentro questa sonata, dico a caso, che forse di te suona di prima Beethoven, non so. Sì. No, non è te. Ah, oggi no. Quindi che cosa abbiamo, no? Cosa abbiamo lì dentro? Abbiamo l'aspetto tutto da mettere nella to-do list, aspetto tecnico, questo, devo farlo a metronomo oppure no? Boh. Aspetto formale, banalmente, collegamento tra i movimenti, non so, una serie di scale di importanza che ci vogliamo dare su quel brano, quanto sono importanti, quanto sono urgenti. Esempio banalissimo, io mi sono trovata incasinata in alcuni concerti dove su una sonata di Ponse, la sonata romantica, che è per chitarra sola, parliamo di una sonata che, non, voglio dire, le nostre sonate durano la metà delle vostre, per intenderci, però dentro un po' di si può dire merdaio? Ma sì, dai, diciamo, qualcosina c'è, insomma. Ecco, cosa mi è successo? Ho risolto abbastanza bene alcune cose tecniche, strutturali, dei singoli, e io mi sono resa conto una volta arrivata a poco prima del concerto, quando cominciavo magari a fare già delle prove con un po' di pubblico per così per provare un po' se stava in piedi, sto cacchio, io non ho mai studiato a casa il gesto o il passaggio tra un movimento all'altro, il respiro che ci voglio mettere, il fluire oppure no dello lo spazio, il vuoto, il silenzio che c'è tra un movimento e l'altro, il silenzio o il non silenzio. Su una suite di Bach dove alla fuga segue subito l'allegro, e io stupidamente non avevo mai suonato di fila, parlo di anni fa, fuga, dall'inizio della fuga alla fine dell'allegro, quindi mi trovavo in quei momenti dove poi dovevo suonare dal vivo che ero lì, ma riuscirò a tenere botta fino alla fine. Sai, se uno comincia già a prepararsi un po' psicologicamente su queste cose, anche parlando appunto di come gestire poi il tempo di performance proprio sul palco, fa già qualcosa. Dico delle scemenze? No, ok. È importante che poi mi diciate, se dico delle dirate. Che è una cosa anche, secondo me, carina, sempre pensandola appunto anche a livello didattico, alla fine ci troviamo anche qua, anche per gli allievi probabilmente. Quanto noi prepariamo gli allievi alla performance? Li prepariamo veramente? Non so, io a volte ho come la sensazione che molti vengano proprio, sai, buttati lì così sul palco, vai, suona, no? Però li prepariamo, no? Anche sempre pensando a cose urgenti, cose importanti, che cosa dobbiamo lavorare in quello specifico brano, anche se sono delle robine magari, per far sì che una volta che tutto il lavoro che noi abbiamo fatto dietro, che è quantificato in decine di ore, centinaia di ore, si risolve in un'ora di recital, o per loro magari si risolve in una partecipazione a un saggio di 10 minuti. Quanto li stiamo preparando in quelle decine di ore a svolgere quei 10 minuti? Non lo so, me lo chiedo proprio io a livello personale, no? Perché è importante, alla fine, diciamo, i musicisti che siamo noi oggi lo dobbiamo a nostra volta a chi ci ha formato. Quindi, non so, anche secondo me anche tutte queste menate qua, queste balle di to-do list, non so, io non so, 20 anni fa, non so, secondo me era tutto meno managerializzato, può essere. Cioè i russi li buttano lì, ti facevano suonare, gli asiatici, cosa non sono gli asiatici? Vai, suona, cioè, fine, affascinante. E questo concetto di urgenza e di importanza è stato poi organizzato a livello, cari amici follower, sforiamo un pochino, voi sentitevi liberi, di poco però, perché sennò poi ci faccio. Questo concetto appunto di urgenza e di importanza è stato organizzato da Covey, ok? Covey ha creato questa suddivisione di 4 quadranti
che funzionano praticamente, credo ci sia un errore tra l'altro, tra importante, non importante, urgente, non urgente. Urgente e non urgente vanno invertiti. Cioè, per intenderci, qua c'è scritto urgente, qua c'è scritto non urgente, vanno scambiati. Okay. Leggendo quindi dal basso all'alto, abbiamo, proprio a livello di tabella, abbiamo un poca urgenza, alta importanza, poca urgenza, poca importanza, alta urgenza, alta importanza, alta urgenza, poca importanza. Che sembra una cosa un po' da psicopatici, effettivamente, forse lo è anche. Chiaro che non debba essere usato con tutti gli aspetti della vita. Però ecco, questa cosa qua dei quadranti di Cover, secondo me può essere interessante con ciò che proprio noi non riusciamo a venire a capo di quella cosa lì, di quel certo passaggio musicale, di quel certo progetto musicale che abbiamo deciso di realizzare e non riusciamo a metterlo in pratica, dell'organizzazione, non so, di fare un disco, di approfondire un monografico, banalmente anche, non so, anche a livello didattico, per esempio, non riusciamo a quagliare qualcosa con un certo tipo di allievo. Non che questo concetto appunto dei quadranti di Covey debba essere utilizzato in maniera psicopatica, però può essere interessante proprio con quelle cose che noi non riusciamo a, a quagliare, no? Dalle quali non riusciamo a venire a capo. Anche qua può essere interessante per voi segnarvi già quali sono tutte quelle attività che, o aspetti, diciamo, della vita che vi danno la sensazione di non riuscire a venire a capo di quella, quel certo argomento, che può essere veramente qualsiasi, anche un semplice passaggio tecnico che rischia di farci saltare via tutto il brano perché non riesci a fare quella cosa lì. Ma perché non riesci? Allora da lì vado ad analizzare esattamente come svolgere tutto. Brevemente, quindi, con poca urgenza e alta importanza intendiamo, e anche qua vi consiglio poi nella pagina successiva, che è la stessa tabella ma bianca, di segnare quelle che secondo voi possono essere aspetti che riprendano un po' questo concetto qua. Scegliete voi su cosa, cioè, ritornando alla role mapping, scegliete voi se deve essere una cosa fatta su vita e lavoro, su solo lavoro, su solo concerti, su solo progetti, può essere la qualunque. Poca urgenza, alta importanza sono tutte quelle attività che si possono programmare con anticipo, che possono aiutarti a completare il tuo lavoro e raggiungere i tuoi obiettivi. Facile, facile, tutto sommato. È importante assicurarsi di avere abbastanza tempo a disposizione per completare la lista di queste attività, in modo da non farle diventare urgenti. Questa cosa è interessante, secondo me. Vale a dire, sono poco urgenti, ma molto importanti. Ma sono poco urgenti. Quindi, attenzione, assicurarsi di avere abbastanza tempo, perché comunque non, cioè, per non farle diventare urgenti, per far sì che questo tale obiettivo che vogliamo categorizzare sotto questo aspetto qua non diventi urgente. Quindi dovrebbe aumentare, questo fattore dovrebbe aumentare le possibilità di mantenere invariati i tuoi obiettivi, aiutandoti a eliminare lo stress di tutte le attività urgenti, perché le urgenze comunque sono stress. Se invece noi vogliamo focalizzarci sull'importanza, l'importanza non dovrebbe avere stress. O meglio, se c'è dello stress è qualcosa di autogenerato da noi stessi, certo non da delle condizioni esterne, magari anche sì, ma non tanto come le urgenze. Quindi riflettete bene quando andate a compilare questa parte, perché queste queste attività non devono diventare urgenti e allo stesso tempo dovrebbero aiutarci a eliminare lo stress. Cosa importante, perché sennò non si tiene botta. Abbiamo poi poca urgenza, scusatemi, andiamo prima di là, alta urgenza e alta importanza, cioè leggiamolo sempre 1, 2, 3, 4. Quindi alta urgenza e alta importanza, ci sono due diversi tipi di attività, sia importanti che urgenti, quelle che non puoi prevedere, quelle che conosci da tempo, ma le hai tralasciate fino all'ultimo momento, per esempio, per fare un esempio a caso. Conviene lasciare libero questo spazio per gestire tutte quelle attività importanti, inaspettate e non programmate. Importanti però,
dove c'è sia dell'importanza soggettiva o oggettiva, inaspettate, come maggior parte delle urgenze, per esempio, e non programmate. Quindi sì, urgenti, ma anche non programmate. Abbiamo poi poca urgenza, poca importanza. Possiamo considerare quindi come appartenenti a questa categoria tutte quelle attività che indichiamo come distrazioni, per esempio, hobby o quello che sia. Queste attività possono anche essere evitate, se possibile, e altre possono essere addirittura ignorate, volendo. Non tutto quello che ci siamo dati come obiettivo deve essere portato a termine. Ma allora che cosa togliamo? Con che criterio andiamo a togliere qualcosa? Ecco, magari con compilando, diciamo, questi quadranti e andando poi a ritarare la nostra to-do list, noi già da qua vediamo quali sono tutte quelle cose che sì, devo fare, ma volendo, se anche potessi eliminarle, va bene. Cioè, da, non so, la gestione delle mail, se diceva, ho delle mail veramente importanti o sono mail che se anche rispondo tra una settimana non succede niente? Mi si offende il mittente o non mi fanno fare il concerto? Può succedere. Così come hai delle mail dove se tu non rispondi subito con programma e biografia, foto e gruppo sanguigno e numero di scarpe, ti salta il concerto. Succede, è successo anche a voi, sono io l'unica... Una volta io il gruppo sanguigno l'ho sbagliata. Esatto, allora ho fatto suonare un altro al posto tuo, capito? Bello, fantastico, bellissimo. Poca urgenza, poca importanza, quindi fanno parte tutte quelle attività che vengono richieste da altre persone, per esempio, che non contribuiscono però alla realizzazione dei tuoi obiettivi. Cioè l'arte del chi se ne frega. Che è sempre quella base di proteggere il proprio tempo, no? In queste circostanze è importante imparare a dire no, cortesemente e con fermezza, laddove la tua sensibilità te lo permette. No, è importante, molto importante. Qui è bravissima. L'importanza del no. Pensavo di schiosarsi con questo. Ciao! Quasi, no, ma in realtà dovremmo anche un po'. Dovremmo anche un po' lasciarci, secondo me. Alta urgenza, poca importanza, queste attività potrebbero essere una costante fonte di interruzione, spesso ti trattengono dal raggiungere i tuoi obiettivi e completare il tuo lavoro. Quando hai a che fare con queste attività, chiediti sempre, quindi con l'alta urgenza e poca importanza, se possono essere riprogrammate, per esempio, se possono essere svolte da qualcun altro. In altre parole, è fondamentale imparare a delegare. Cosa vuol dire? Ti propongono all'ultimo minuto un concerto in cui non puoi, dico tra virgolette, riciclare parte del tuo programma, o in cui ti chiedono di suonare cose da zero, in cui tu sai che nell'arco di una settimana non riesci a farlo, ecco, essere onesti con se stessi e dire no, per esempio, piuttosto che dire sì e a livello artistico poi vai lì e ci fai proprio un po' una figuraccia, si può dire. Bello, e questo è quanto. Compilate questo. Ah, ultima cosa, poi ci salutiamo. Ultima. Sforiamo di 10 minuti. È molto importante per me capire come lavorate in multitasking. È male. Vi farò fare questo simpatico quizzettone. Allora, prendiamo la prima pagina dove c'è la prima tabella. Abbiamo 3 progetti da portare a termine. 3 obiettivi del nostro studio quotidiano piuttosto che della nostra emancipazione artistica, lavorativa, quello che sia, che dobbiamo portare a termine. Bisogna portare a compimento nello stesso arco temporale 3 diverse attività. Nel progetto X, prima colonna, quindi si lavora solo su quella, bisogna inserire i numeri da 1 a 10. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. Nel progetto Y bisogna inserire le lettere da A fino a L. Nel progetto Z bisogna scrivere i numeri romani da 1 a 10. Numeri, lettere e numeri romani. Proviamo adesso a ragionare in multitasking.
sembrava molto possibile. Ciao Guido, ci vediamo domani a lezione. Possibile. Benissimo. Ragioniamo ora in multitasking, ok? Quindi multitasking è saper decidere di gestire tutto quanto insieme. Fantastico. Giusto, sì. Ovvero di mandare avanti ognuno di questi progetti contemporaneamente. Come funziona questo giochino? Dobbiamo completare, per intenderci amici a casa, questa è la scheda che stiamo usando, potete anche usarla anche voi se vi interessa, può essere interessante. Dovremo completare ogni casella vuota seguendo una riga alla volta. Multitasking vuol dire che io lavoro su tre progetti, 1, 2, 3. Cosa vuol dire? Nella riga del progetto X metteremo 1 A, 1 romano, 2 B, 2 romano, 3 C, 3 romano, eccetera, eccetera. Vediamo quanto tempo ci mettiamo. Facciamo partire un cronometro. Da fare subito, mi serve per capire. Un secondo, fermi, che vi devo dare il via. Ma aspetta, aiuto! Ero distratto, guarda. Ti stavi addormentando, di la verità. Ci stavi dormendo. Spesso. Quindi il concetto è facile, dobbiamo semplicemente dobbiamo lavorare riga per riga, cioè dobbiamo lavorare a riga. Adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo scrivere 1 A. Dovete scrivere come quando scrivete da sinistra a destra, sapendo che nel progetto X bisogna inserire numeri. Numeri e lettere. Esatto. Riga, quindi non adesso quando parte il time sarà 1 A, 1 romano, 2 B, 2 romano, Ma io non so scrivere i numeri romani. Noi chitarristi li sappiamo scrivere per via dei tasti. Pronti? Partenza e vai. Ce la faranno i nostri eroi? Alle 22:39. Io sono le interruzioni esterne, ragazzi. Io sono tutte quelle interruzioni esterne che vi impediscono di lavorare. Perché voi vorreste concentrare a fare questa cosa. Ma nella vita ci sono le distrazioni e io sono la vostra. Fare questo alle 22:40. Sì, Madonna. Dopo un'intensa giornata, insomma, notevole. E domani però non piove. È difficile tenervi impegnati. Molto difficile. Fatto. Ale, il primo che ha finito ci ha messo. Ci avete messo 41 secondi. Non lo so se trovo, però disegnate 41 secondi. Ah, vedo facce desolatissime. Vedo facce desolatissime. Sbagliato. Ma perché voi non fate le righette così sui numeri romani? Infatti guarda, è sbagliato, io sul primo l'ho messo. Va bene, no, ok, la precisione. Marco l'ho messo a mi sarebbe precisa, va bene. Se non hai sbagliato, quello indicherebbe migliaio. Ma hai fatto tu cazzo. Migliaio? No, vabbè, adesso non puntualizziamo. Bene, adesso il giochino. Il giochino invece della seconda pagina consente l'approccio non multitasking, vale a dire che noi adesso ci concentriamo un progetto per volta a colonne, il che vuol dire che noi nella colonna X scriviamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, A, B, C, D, F, G, bla bla bla, primo, secondo, terzo, quarto, eccetera, eccetera. A colonne, fermi tutti e vediamo un po' che cosa. Pronti? Pronti? Partenza, via! Bene, quindi domani non piove, adesso ci sono anche i saggi di Natale, ragazzi, siete pronti per i saggi di Natale? Saranno infiniti. Vedete che vi distraete di meno nel multitasking? Non mi state interagendo. E adesso vediamo, poi facciamo una promozione per... Alberto e Marta, oh, fantastico. No, ci avete messo soltanto 23 secondi. Io chiederò quanto. 23 contro 41. Che
Che cosa significa? Che la nostra testa a livello funzionale non è fatta per lavorare in multitasking, ma cosa vuol dire anche? Che noi come musicisti non possiamo pensare di non lavorare in multitasking. Vorrebbe dire che uno alla fine della giornata suona solo quel brano lì. Io. Però non va bene questa cosa. No, è vero, è vero. Non va bene perché poi appunto ci si trova nella condizione in cui non hai portato a termine tutto. Se non porti tutto quanto a termine un po' per volta e subentrano proprio anche dei meccanismi psicologici un po' strani, secondo me. Un po' di ansia magari, non so se... Sì, Manca sempre, E questo è quanto. Io direi che il grande tema della procrastinazione l'affronteremo in una... in separata sede. Io vi ho lanciato queste idee, compilate di questionari, riflettete sulla prima parte in cui abbiamo parlato a lungo di tutte quelle parti del questionario, lanciate nuove idee quindi su gli obiettivi del workshop, le proprie aspettative, gli obiettivi, tutte le varie role mapping, insomma compilate il compilabile. Quello che vogliamo. Cioè assolutamente sì, comunque rimane a voi, è una cosa con cui magari si condivide solo per capire da dove cominciare, però in realtà dobbiamo ancora finire tutta questa parte. Quindi immaginavo che non sarebbe bastato per affrontare, che sono tutti gli argomenti tutto l'anno. Comunque niente, alla prossima puntata con procrastinazione, seguiteci, mantenimento della concentrazione, smart goal setting, obiettivo annuale, obiettivo del mese, obiettivo settimanale, to-do list basata su attività, progetti attuali, progetti futuri, idee e informazioni, e poi cercheremo di capire anche su ogni singolo brano specifico come impostare i propri obiettivi prima di iniziare lo studio, gli aggiustamenti dopo aver studiato, il tempo di studio che immaginavamo e quello che poi effettivamente abbiamo dovuto utilizzare, eventuali commenti e programmi per il giorno successivo. Una tabella a ore settimanale, gli obiettivi settimanali giornalieri su un brano specifico e valutazione del risultato. Bello mettersi i voti. E poi ecco parleremo un po' di questo argomento, cioè della monthly session, ma lì ci vorrà un attimetto di tempo in più, insomma, cari, è stato tutto molto bello, molto bello. Grazie. È tutto così schemino. Ciao cari amici a casa, ci vediamo tra un mese, sì, alla prossima lezione che sarà il gennaio. Ma dicembre in realtà mi sa che salta, sai. Ah, okay. Guarda che c'è un mese sarà il 27 dicembre, sarà difficile. Per quello saltava. Beh, cari, insomma, quando ci si vede, è stato bello, siete ancora i benvenuti. Chiaramente la prossima lezione in streaming non sarà più aperta al pubblico, sarà necessario iscriversi all'intero corso, vi verrà poi fornito un link con accesso privato allo streaming che solo voi potrete guardare e niente, no alla procrastinazione e sì alla to-do list. Arrivederci. Yes.